Radio. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Sport Park. Commenti, interviste, notizie, ospiti e curiosità sul mondo sportivo locale. Sport Park. Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Sport Park, il settimanale dedicato al basket e al calcio locale. Con me Raffaele Valentino, e l'ora successiva si parlerà di calcio con Francesco Gugliotta. E in quest'ora parliamo di basket insieme al playmaker della Iridec Costa d'Orlando, Andrea Danna. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Andrea è stato protagonista ieri della vittoria della sua squadra a Palermo contro il Green Palermo. Ha realizzato 15 punti in una gara vinta di 10, una delle prime trasferte impegnative tra quelle che vi aspetteranno ora. Sì, è stata la prima partita veramente impegnativa che abbiamo affrontato dall'inizio dell'anno contro una delle squadre più forti del campionato, che sulla carta, appunto, come detto, è tra le più forti, quindi è una trasferta molto impegnativa che però abbiamo affrontato molto bene, partendo forte e riuscendo a portare a casa la vittoria. Che partita è stata? È stata una partita complicata, perché comunque alla fine avete vinto i 10, però soltanto nel finale si è risolta con mi pare delle grandi giocate di Boffelli, con un canestro e fallo, se non sbaglio, che ha deciso la gara. Diciamo che dopo che avete vinto 5-6 partite di 50 punti più o meno, trovarsi con una squadra che ti impegna fino all'ultimo non è facile. Sì, come dici tu, non è facile, perché dopo aver giocato appunto partite facili dove vai avanti subito e alla fine controlli la partita per il resto del tempo che rimane, affrontare una partita dove invece ti trovi a giocare punto a punto dall'inizio alla fine è diverso, ma noi siamo stati bravi comunque a affrontarla nel modo giusto, a partire forte, andare subito avanti 10 punti e mantenere questo distacco più o meno per tutto il primo tempo, che ci ha permesso poi nel secondo, anche magari quando abbiamo avuto un piccolo calo nel terzo quarto, loro sono tornati sotto, ma avere comunque la lucidità nel finale per riuscire a portarla a casa. Che cosa vi ha detto il coach alla fine della partita? Niente, ci ha fatto i complimenti perché è stata una vittoria molto importante. Loro in questo momento sono in difficoltà perché hanno già perso 4 partite, hanno perso lo scontro diretto con noi a casa loro, quindi abbiamo preso un bel vantaggio. Per e hanno perso che poi anche contro Cefalù, se non sbaglio. Sì, hanno già perso anche con Cefalù e con Patti, quindi per noi è stata una vittoria molto importante perché diciamo ci mette in una posizione rispetto a loro di grande vantaggio nella lotta per la promozione. Sì, perché in pratica comunque dopo un terzo di campionato si sono delineate più o meno le posizioni di testa, con Cefalù prima e poi subito a ruota insieme alla la vera sorpresa del campionato, che è Canicattì, che è a quota di 18 punti. E voi quando affrontate Canicattì? Allora, adesso abbiamo una partita mi pare contro Catania, non vorrei dire sì, Catania. Sbagliare, dopodiché abbiamo Patti e poi Canicattì. O il contrario, adesso mi trovo impreparato, non ho più guardato il calendario. Ah, ma scusa, comunque io ti ho invitato per tu devi essere preparato. Comunque mi pare che Patti l'8 dicembre. Esatto, sì. Quindi prima Canicattì il 6. Sì. Che appunto, come dici tu, sono un po' le rivelazioni di questo inizio del campionato, perché ci si aspettava Cefalù, noi, Palermo. E Patti sì, anche quindi Canicattì è stata un po' una sorpresa, anche se si sapeva che comunque sarebbe stata una squadra difficile da battere, soprattutto in casa. Benissimo Andrea, ci prendiamo una pausa e poi continuiamo con te qui su Sport Park. Siamo ormai in onda con Sport Park, a fianco a me sempre Andrea Dan, playmaker della Iridec Costa d'Orlando, seconda in classifica in Serie C Silver. Allora Andrea, come andava il tuo ambientamento qui con questa squadra? Raccontaci un po' quando sei arrivato, cosa ha detto il coach all'inizio, i tuoi compagni come sono? Allora, io mi sono trovato molto bene fin dall'inizio. Abbiamo avuto la fortuna di vivere tutti assieme all'inizio. Abbiamo creato un bel gruppo di ragazzi. Siamo diventati subito amici anche fuori dal campo, non solo in campo. Che questo aiuta tantissimo una squadra, secondo me, perché gli permette di giocare veramente come una squadra e non come degli individui assemblati. Questo secondo me sarà una delle nostre forze durante il campionato. Per il resto mi sono trovato subito bene sia con la gente, che con la cittadina, che è piccolina, però c'è tutto e non ci si può lamentare. No, veramente un posto fantastico, come Orlando. Sei andato a mare all'inizio?
Oppure no? No, certo, sono andato al mare anche perché io comunque arrivo da Biella dove il mare lo vedo, non lo vedo neanche col binocolo, quindi appena ho avuto l'occasione sono andato subito al mare, in spiaggia, il primo mese diciamo che... Fino a settembre inoltrato qua. Sì, sì, infatti fine agosto, tutto settembre, appena avevo un momento cercavo di andare al mare e sfruttarlo, magari anche da solo visto che gli altri comunque l'avevano fatto più di me durante l'estate. Però per me era, cioè, è un privilegio poter uscire di casa, fare magari 10 minuti di macchina e essere in spiaggia. È una cosa a cui non sono abituato e che mi piace molto. Vabbè, anche a piedi puoi andare tranquillamente. E invece Peppone, che cosa ti ha detto quando ti ha chiamato per venire qua? Che è un progetto vincente? Che cosa ti ha convinto, che ti ha spinto per qui? Niente, mi ha parlato del progetto della società, che era ambiziosa, con la volontà di salire, di voler fare una squadra per conquistare la categoria superiore, con giocatori comunque buoni, e questo sicuramente mi ha spinto a accettare l'offerta della Costa. Poi mi ha proposto il ruolo di playmaker titolare, che era quello che comunque speravo di fare, no? E che comunque sto facendo adesso qui alla Costa. E quindi tutti questi fattori, più il fatto che mi hanno detto che a Capo d'Orlando si vive bene, si sta bene, tutti si trovano bene, ecco, un paradiso terrestre, diciamo. Sì, no, no, sì, 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 no, però sai, quando parli con uno che ti dice questo, poi il procuratore ti dice la stessa cosa, eccetera, è anche più facile prendere questa decisione e venire a fare anche un'esperienza di vita lontana da casa, che come quella che sto facendo. Benissimo Andrea, continuiamo con te tra poco, ci facciamo una pausa perché ci sono gli spot. Siamo noi in onda con Sport Park, in questa mezz'ora dedicata alla pallacanestro. Siamo qui con Andrea Danna, il playmaker della Iridec Costa d'Orlando. Allora, siete secondi in classifica al momento con 18 punti, frutto di 9 vittorie e una sconfitta. E secondi sulla Cefalù, che invece le ha vinte tutte. Concentrarci sulla sconfitta, quella contro San Filippo. L'altra volta ho parlato con Boffelli e con Marinello, mi ha detto che stava a salutare perché poi vi ha spronato a fare sempre di più. Anche per te è stato così? Diciamo di sì, da una sconfitta bisogna sempre prendere i lati positivi e provare a ripartire da lì per migliorare, prendere i lati negativi per correggerli e cercare di evitare gli errori che avevamo fatto. Direi che è servito, anche se appunto è l'unica sconfitta comunque abbiamo fino adesso, quindi dà ancora un po' fastidio aver perso là, però ci ha permesso forse di capire che tutte le partite che giochiamo dobbiamo iniziarle in modo intenso e aggressivo fin dall'inizio, come è successo poi nelle partite successive che abbiamo vinto di tanti punti, ma come è successo anche a Palermo nell'ultima partita. Perché così facendo... Era un po' quello che chiedeva Peppe Condello sin dalle prime partite, mi pare. Sì, 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 certo. Sì, 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 confermo, era una delle cose che chiedeva. Sì, perché l'ho intervistato qualche volta nei post partite, lui diceva sempre che la squadra doveva partire forte, perché così poi andava avanti, lasciava spazio anche alle riserve magari, non si preoccupava più di tanto del risultato perché già era acquisito. Sì, sì, certo, nelle partite diciamo più semplici, quello è fondamentale, perché magari ti permette poi ai giocatori che giocheranno di più nelle partite più importanti di arrivare un po' più freschi, un po' più riposati, mentre appunto nelle partite più semplici è fondamentale, perché se tu prendi subito 15-20 punti di vantaggio poi non hai la tensione e il rischio di arrivare agli ultimi 10 minuti con la squadra che magari è ancora lì a 10 punti o meno, e poi nella pallacanestro può succedere qualsiasi cosa, quindi certo, poi sei costretto a rimettere i titolari che magari hanno smesso da un po' di... Sì, ma a parte i titolari, sai, nel basket poi 10 punti non sono niente, metti, tu sbagli due cose, gli altri mettono due triple, magari... Ti recuperano la partita. Esatto, anche se sono sulla carta più deboli di te, però tenerli vicini è sempre un rischio. E dove pensi che potete arrivare a fine anno? Pensi che i playoff siano un risultato alla portata? Sì, sì, assolutamente. Io sono venuto qua per quel motivo e credo e spero di che riusciremo a raggiungerlo, perché credo che ne abbiamo le caratteristiche, le possibilità per farlo. Di conseguenza quello è e rimane il nostro obiettivo da qua alla fine della stagione, cercando di vincere più partite possibili ed arrivare pronti per quell'ultima fase che speriamo di giocare.
Benissimo Andrea, continuiamo tra poco qui su Sport Park, sempre con te, e poi spazio al calcio con Francesco Gugliotto. Siamo ormai in onda con Sport Park, siamo qui con Andrea Danna. Allora Andrea, abbiamo parlato a lungo della vostra vittoria ieri contro Palermo, parlaci un po' di te. Tu provieni da Biella, mi hai detto, hai giocato comunque nel settore giovanile l'anno scorso anche a Biella in Lega 2, parlaci un po' del tuo passato di giocatore, ecco, prima di arrivare qua. Sì, allora io ho fatto le giovanili a Pallacanestro Biella, tutta la trafila dal primo anno di mini basket fino all'ultimo anno di Under 19, ho sempre giocato lì. Ho avuto la fortuna con Biella di disputare 4 finali nazionali, di fare un quarto e un terzo posto alle finali nazionali, vivendo esperienze bellissime con compagni che sono rimasti amici e sono tuttora amici di una vita, con cui cerco di passare sempre il più tempo possibile, vado in vacanza d'estate, quindi siamo rimasti una squadra anche dopo la fine delle giovanili. Dopodiché mi sono trasferito a Torino per fare l'università e lì ho giocato al CUS Torino per 4 anni, 2 anni in Serie C, 2 anni in Serie B, facendo la promozione al secondo anno della Serie C. Il CUS Torino è quello che c'è ora in Serie A? No, allora è una storia un po' complicata. Il CUS Torino ha la squadra in Serie B adesso. Però ha fatto una collaborazione con la squadra della Serie A, l'Auxilium Torino. L'Auxilium Torino, perché l'Auxilium Torino ha bisogno di un settore giovanile che gli viene fornito dal CUS Torino. Quindi sono, diciamo, gemellate, ma non sono la stessa società. Sono due società differenti che però collaborano. Quindi ho giocato 4 anni da Torino mentre studiavo, dopodiché sono andato in Puglia, ho giocato a Martina Franco un anno in Serie B e l'anno scorso ho avuto la fortuna di poter giocare a casa mia a Biella in Lega 2, che è stata un'esperienza molto bella, diversa da quello a cui ero abituato, perché coprivo un ruolo differente rispetto a quello che avevo fatto negli ultimi anni, che era playmaker titolare. Io lì ero il nono decimo uomo, quindi al fondo delle rotazioni, però è stata una bellissima esperienza perché mi sono potuto confrontare con giocatori forti provenienti dall'America e da tutta Italia, che mi hanno permesso di mettermi alla prova a un livello differente, sia fisico che tecnico. Mi è piaciuto molto, sono molto soddisfatto dell'esperienza che ho fatto, anche perché abbiamo disputato la Coppa, l'Euro Challenge, che mi ha permesso anche di disputare qualche partita al di fuori dell'Italia, ed è stata un'esperienza molto bella, molto formativa, molto formativa, certo. Ma la rifaresti ora come ora? Oppure preferisci fare il playmaker titolare a un livello, diciamo, più basso, però comunque sempre, diciamo, a giocare più che altro, diciamo. Cioè, mi hai chiesto se preferisco giocare oppure, esatto, rifare l'esperienza, o fare il nono decimo di rotazione in una squadra di livello più alto. No, sinceramente, se tornassi indietro di un anno e me lo riproponessero, io avevo l'opportunità comunque di, quando mi è stata fatta l'offerta da Biella, di andare a giocare in un'altra squadra da premier titolare a livello più basso. Io ho preferito rimanere a Biella perché, oltre ad essere la società in cui sono cresciuto, che tifo e che seguo tuttora, volevo mettermi alla prova e confrontarmi a un livello diverso e capire se a quel livello c'entravo qualcosa o ero un pesce fuor d'acqua, anche se facendolo con un ruolo che era ai margini, giocando poco, dovendo cercare di guadagnarmi minuti, guadagnarmi spazio, eccetera. Quindi è un'esperienza che sicuramente rifarei, tornando indietro di un anno, perché mi è servita molto a capire anche quali sono i miei limiti e quali sono ancora una volta le cose che devo migliorare se voglio provare a essere un giocatore di basket a livello superiore. Il compagno più forte con cui hai giocato, oppure è anche l'avversario più forte contro cui hai giocato? Questa è una bella domanda. Allora, l'avversario più forte, posso dire, io ho avuto la fortuna di giocare appunto in Euro Challenge contro Le Mans, dove giocava Caudi, che è stato nella nazionale francese agli europei quest'anno, e dove c'era Rodrigue Bebois, che ha giocato nell'NBA. Per citare due nomi, io ti dico, non so sinceramente se sono i giocatori più forti che ho affrontato, però sicuramente sono due giocatori famosi, per farti capire la fortuna che ho avuto, certo, a potermi confrontare con loro. Come compagni di squadra l'anno scorso, sicuramente quello più, non so se forte, ma affascinante, diciamo, era Vosquil, perché Vosquil
può fare canestro a tre in qualsiasi modo, da qualsiasi distanza, che è una cosa incredibile. Cioè, lui ha fatto, l'anno scorso, alla fine allenamento, ha fatto 68 bombe consecutive. Che direi che è una cosa. Lo sforzo non è una cosa allucinante. Cioè, se penso io che comunque è una cosa che non farei mai nella mia vita, ti fa riflettere. Veramente, cioè, 68 bombe non riesco a immaginarmene neanche. Vabbè, Andrea, io ti ringrazio di essere stato qui con me in questa mezz'ora dedicata alla pallacanestro. È stato un piacere averti come ospite e spero di rivederti prossimamente. Certo, volentieri, è stato molto divertente e piacevole. Benissimo, grazie Andrea. Ora linea agli spot. Musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc. Radio Doc.